Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cani di Coppia, Davide, Chiara, Channel! Bene, questa sera, ma che sera, questa sera, ma che sera! Mukbang con pizza, questa volta l'ho presa, classica funghi, prosciutto e funghi, ma bianca con le patatine fritte sopra. Ragazzi, io vi auguro buon appetito, amore, buon appetito! Ho una fame selvaggia, ho perso un pezzo di Scottex. Vabbè. Com'è quella? Buonissima. Stasera c'è stata troppa confusione in pizzeria. Allora, mia moglie, cosa sta bevendo, Samone? Non sto bevendo, sto mangiando la pizza con 4 formaggi. No, ma cosa c'è? L'acqua tonica c'è io. No. È andata a prendersi da bere, ha scoperto una pucciosità. Diciamo, ha trovato la panna montata spray, la spray pan al cioccolato. Questa pizza è Merita. La crosta che è sempre morbidissima. Ma non c'è anche questa che c'è una talone in più, cioè l'abbiamo pagata perché si è confuso. Sto parlando di disguido. Ce l'ha un po' tanto per le due C'è la pizze alla fine. confusione. Ho pagato 26 euro per due pizze e una porzione di crocchette. Sono uscito. Sono rientrato quando avevo preso da bere al Conad. Ha capito male, pazienza. Tre pizze, però 26 euro è giusto. Per tre pizze. Le croccate, sì. Vabbè, ci sta, mi sbaglio ogni tanto. Ma che buona che è comunque. Ragazzi, comunque bianca, prosciutto e funghi merita, eh. Ma poi, non so, ci sarà qualcosa nell'impasto, è buonissima sta pizza. Ha cambiato pizzaiolo. Ma veramente. E poi, Questo figlio è bravo. come ha detto mia moglie, quando l'ha fatto lei, la pizza è bella carica, guardate qua. Cioè, arriviamo a fatica, almeno io arrivo a fatica a mangiarlo. Però è una bontà, non lo voglio sprecare. È iniziato freddo, ragazzi, quindi penso che, beh, il vero freddo non è ancora iniziato, ma appena arriverà il freddo quello battente Secondo inizia. me quest'inverno sarà bello tosto, bello. Io voglio andare sulla neve. Anche se sto a sciare, ma voglio andare sulla neve.
lo vedrete nel vlog, però ve lo dico lo stesso. A Fiordaliso, siamo andati a Fiordaliso perché una maglietta in più ha preso mia moglie. C'era il parcheggio che era strapieno. Ma che sabato sera? Vabbè, non era tardi, su da quell'ora lì dovrebbe essere un po'... Vabbè, erano le 7:15. Non è un po'. Perché tanti mangiano via, amore. Quello è vero. Anche perché lì c'è il cinema vicino. Attaccato. Ma dov'è, scusa? È attaccato, amore. Ma allora vanno alla Sago? No. Anche lì. Ma lì dove, scusa, non l'ho mai visto? C'è Luci Cinema? Ma dove? È lì vicino. Secondo me magari anche tanti. Mi vuoi comprare quella tavola? No, però sono quasi certa che è quello di Fiordaliso. No, mi sa che ti sbaglio. Dopo guardo. Comunque tanti che magari non lavorano sabato, vanno lì, fanno classico aperitivo. C'è chi va a fare la spesa. Gli orari migliori sono all'apertura e alla chiusura. Un'ora prima che chiude si va bene. Ma non di sabato di domenica? No, che sabato di domenica, amore, no? Mm. Beh, dipende. Comunque, ditemi voi cosa state mangiando. Cioè, guardate com'è carica, sono appena a metà, eh. Vi ricordate quando l'ha fatto mia moglie? Io ero silenzio. Che bello mangiare senza mal di denti, ragazzi. No, ma guardate anche sotto. È mio tuo? Il mio qua. Cioè, guardatevi questa fetta qua, ragazzi. È la più sobria, la più soft. Però sapore di un profumo che è una delizia. Ho voluto provarla così e non mi sono sbagliato. Poi non capisco anche le pizze, scusate, le patatine, non sto scherzando, sembrano quelle del McDonald's, o sbaglio? Sono più buone. Queste? Mm. Però ci avviciniamo, eh. Ma le patatine del McDonald's erano più buone una volta, lo sai? C'è un po' di caliente adesso. Le crocchette di sta pizzeria sono fantastiche. Oh, crocchette non è... Gli devo chiedere dove le comprano. Ma guarda, sono fresche secondo me. No, secondo me sono surgelate. È troppo fresca la patata. Dici? Secondo me ce le sanno loro.
Per me sono surgelate, ma di un'ottima marca. Non so, per me sono surgelate, ma ragazzi, quando si va... Perché ci sono prodotti surgelati che sono di ottima qualità, no? Alcuni che sembrano magari di marca possono sembrare un po' più scadenti. Esatto. Questo sembra di rosticceria proprio. È vero. Ecco, con questa pizzeria la prossima volta. Appena capita, voglio provare la frittura di pesce. Ragazzi, la metà esatta. Che dici? Ce la facciamo? Ma tu stai mangiando anche le grosse, eh? Certo. Io sto facendo tutte. Perché? Non sa che non mangio. No, questa è talmente morbida che si può mangiare. Praticamente la sono tutta in contorno di pizza, no? Non la mangio. Ragazzi, butta più buono. Beh, a parte è meglio, di qua. Siamo un trentino meno ingrassato. Per una volta ogni tanto. In effetti è bella farcita, quando la chiudo sembra di mangiare un panino kebab. Sì. Guarda la consistenza. Mamma mia. Questa, ragazzi, pensate che è una semplice pizza, ma riempie troppo. Merito al pizzaiolo comunque. Fanno anche con la pasta integrale la pizza. Sì. Una volta ho visto che ordinavano la pizza, fanno l'impasto normale e l'impasto integrale. Ma ragazzi, io sono due fette, ma non ce la faccio più, siamo a 15 minuti di video. Ragazzi, io basta. Spero che questo mukbang vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, spero che abbiate mangiato o cenato con noi, aperitivo, quello che volete. Io vi saluto, alla prossima, buona serata, un bacione, solito io e ciao!